Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, siamo sempre qui in diretta dall'area stile, dal Royal Hotel di Sanremo e sono in compagnia di Tommaso Pini. Ciao Tommaso, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Allora, prima di tutto, mettiti comodo, fai come se fossi a casa tua, stai tranquillo, sereno. Va bene, dai. Che ci facciamo una bella chiacchierata. Allora, come stai vivendo il tuo primo Sanremo? Ma allora, c'è tanta confusione, no? Perché comunque è un'esperienza che ho sognato da sempre. Quindi essere qui, quindi milioni di interviste, le persone che ti fermano anche quando non hanno la più pallida idea di chi tu sia, però vogliono la foto, no? Quindi ti rimani lì e sorridi. È tutto molto magico, sì, stressante, però bello, perché ci sono, ce l'ho fatta. Quindi. Diciamo la verità, sei diventato il personaggio del Festival di Sanremo, cioè... Io spero in positivo, certo, però... in positivo, okay. In positivo. E la tua canzone tra l'altro è veramente diventato il tormentone del Festival. Guarda, io ho scritto comunque questo pezzo inizialmente per me, quindi cose che danno ansia, no? Ma mi sa che un po' per tutti. Poi ho capito però in realtà che è diventato quasi un inno per tutti gli ansiosi che sono stanchi di essere ansiosi, quindi alla alzo grande... la mano anch'io! Quindi appunto, dai, mi fa piacere. Bene, bene, senti, come affronterai l'uscita sul palco dell'Ariston? Cioè, c'è un qualcosa, non so, qualche parola che ti ripeti, qualche... non so, gesto scaramantico, guarda, non lo io so. Per fortuna non sono scaramantico, perché mi dai anche quello, poi cioè, è finita, no? Esatto, c'è il colpo di grazia. Quindi in realtà cerco di concentrarmi, cioè in realtà non penso a niente. Cioè in quel vuoto momento... Esatto, okay. Cioè sono nel mio mondo e che è proprio una cosa che scatta automaticamente. Io in l'oretta prima dell'esibizione, cioè mi puoi parlare, sono un vegetale, cioè non ti rispondo. Perché ma mangi prima di esibirti? Questo è un dettaglio, dipende, dipende da come sto, perché oggi sì, dai, insomma, ho fatto colazione, già tanto. Abbondante, esatto. Così almeno stasera se non mangio. Ora mi darò sul pranzo, poi cena no, dai, perché comunque cantare a stomaco vuoto, lo consiglio a tutti, è l'ideale, si quindi canta meglio. Prendete appunti, prendete appunti. Si canta a stomaco vuoto. Esatto, da Tommaso Pini, poi un consiglione, no? Una persona molto esperta. Vabbè, dettagli. Senti, tu hai girato il mondo praticamente. Poi questo brano, anzi questo CD, poi tra l'altro che esce il 10 febbraio, hashtag cose che danno ansia, bellissimo. Insomma, sì. L'hai girato poi tra Milano, Stoccolma e Londra. Sì, io ho girato molto l'Europa. Questo perché comunque sono sempre stato un po' affascinato dai paesi soprattutto nordici, no? Del nord. Quindi sono stato a Stoccolma, ho vissuto in Finlandia per un po'. Bellissima, sì, Finlandia. Sì, proprio relax lì, cioè no, lo stress non esiste. E Londra, 8 mesi fa mi sono trasferito a Londra con mio fratello. E sì, quest'album diciamo che è poi il risultato di tutte queste contaminazioni, no? A livello sia umano che artistico, poi il sound comunque... Un po' pop elettronico, sì, no? Sì, assolutamente sì, pop elettronico, che poi riprende comunque tutti i vari lati, le sfaccettature di me, anche lì artisticamente e umanamente, cioè come mi vedi, poi ascoltando l'album vedrai che capirai anche tanti lati di chi sono, no? Cioè, quindi sono, sì, praticamente sì, e sono felice di questo. Bene, senti, invece sul palco dicono che ci sarà una sorpresa? Beh, oddio, sì, spero, sì, ci sarà sicuramente una sorpresa, nel senso che sarà un grande spettacolo, questo sì, io avrò comunque le mie ansie sul palco con me, quindi certo, ci sarà... Te le porterei dietro, ovvio. Ma saranno fisiche, cioè ci sarà una attenzione, coreografia. Hai svelato qualcosa per esatto. Radio Bruno, solo per sì, Radio sì, Bruno. Sì, 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 assolutamente. Ieri infatti ho visto Gabbani con il gorilla, io sono un po' più armato, c'ho un po' più persone di persone sul palco, poi vedrete, insomma. Benissimo, ti seguiremo. Dai. Senti, prima di salutarci, un saluto speciale agli amici di Radio Bruno. Allora, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno. Io sono Tommaso Pini da Sanremo. Un abbraccio, a presto, ciao. Grazie Tommaso Pini per Radio Bruno. Grazie a voi, ciao. Il lupo. Viva il lupo, sempre. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.
in collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.